Buonasera, ben ritrovati. Il nuovo appuntamento settimanale, nonostante l'estate che avanza, anzi è quasi finita, andiamo avanti con il nostro salotto dall'Hotel Soleman in compagnia di Aldo Presutti. Buonasera Aldo. Buonasera Caramelio, buonasera. Abbiamo l'ospite, quindi ce lo presenti subito. Certamente, abbiamo oggi l'ospite che è un altro comparto per la nostra isola molto importante. Parliamo delle spiagge. Il nostro amico Ilario è una persona che ha uno stabilimento che ogni anno cerca di investire, di migliorare e di creare una realtà che si avvicina a quello che vorremmo che tutti gli stabilimenti di Ischia faranno. Lui ha molto da dirci perché chiaramente ha vissuto e vive l'estate ischitana con il contatto diretto non solo con gli ospiti degli alberghi ma tutta l'isola di Ischia che arriva sul suo stabilimento e c'ha queste cose da comunicarci che mi fa molto piacere che nel mio salotto venga anche comunicato a tutto il nostro pubblico. Anche se in maniera illusoria, allora noi ci trasferiamo in spiaggia, vorremmo esserlo, ma in questa tenuta con scafandro da palombaro è un po' impossibile, però con Ilario cerchiamo di trasferirci allora sulla spiaggia. Innanzitutto la domanda diplomatica è sicuramente quella la più classica, siamo venuti appena fuori dalla settimana di Ferragosto, com'è andata? Guarda, io ti voglio fare una panoramica da aprile e poi vedremo quando sarà settembre-ottobre. Quest'anno abbiamo avuto un aprile e un maggio pessimo, giustificato da parte di tutti in generale dal maltempo, ma io non sono d'accordo. Non è solo quello che purtroppo ha caratterizzato in negativo l'andazzo di aprile e maggio. E poi da giugno, dal 20 giugno al 20 luglio abbiamo avuto una grande qualità e la cosa più importante che ho notato io quest'anno in questi 30 giorni finalmente abbiamo avuto un turismo internazionale, ci tengo a precisare internazionale perché purtroppo il problema di Ischia secondo me in prima parte è che siamo troppo italianizzati, nel senso dipendiamo troppo dal turismo italiano, non c'ho niente da dire, nel senso ci sono ottimi turisti italiani. Ma io sono convinto che avere una diversificazione del turismo sia fondamentale. Vedi Capri, vedi Sorrento, vedi Minori, vedi Maiori, vedi Atrani, ne potrei dire a migliaia, vedi Taormina. Abbracciare un turismo più a largo raggio, Nord Europa, Norvegia, Danimarca, come si è verificato in questo mese, ci ha portato un giovamento di introiti economici non indifferenti e tutti i miei colleghi, ma anche i negozianti, i ristoratori e gli albergatori avranno capito che comunque c'è stata una scossa in quel periodo. Allora io dico io, partiamo da questi 30 giorni positivi, cioè poniamoci delle domande, perché in questi 30 giorni sono venute queste persone? Perché non possiamo riproporli nel mese di aprile, nel mese di maggio, in questo terribile mese d'agosto? Ritorno alla tua domanda, che per me è stata una cosa allucinante, quest'anno abbiamo travalicato lo zero praticamente, siamo andati a meno uno, cioè nel senso quei pochi turisti di qualità si perdono, io ho un sacco di clienti miei di Napoli che mangiano la sera da me al ristorante, vengono e mi dico Ilario, ti saluto, mi dispiace, fino a luglio ci salutiamo e ci rivediamo a fine agosto, perché loro non riescono a stare qua, ma io li capisco, cioè io ci sto male, io come ischitano e ho più anticorpi, immaginate uno che non ci vive sempre tutto l'anno qua, stare a contatto con queste persone qua 30 giorni, è una cosa allucinante. Io faccio un esempio lampante perché a me piace parlare con la gente, io ho questi miei clienti di Napoli, ci mettiamo a chiacchierare, persone commercianti, ristoratori, gente in gamba, che comunque hanno esperienza nel settore commerciale, cioè, loro vanno spesso a Capri, mi hanno fatto un esempio giorni fa a cui non avevo mai pensato, cioè Tilario, a Capri non c'è una persona la sera che cammina che non abbia una busta in mano di un negozio, non ce n'è una, e a loro quindi automaticamente si sentono, non dico costretti, ma si sentirebbero imbarazzati a non averla. Io mi faccio un giro a Ischia al mese di agosto, 1000 persone in strada, 2 buste. Cioè, ma tu, io peso la situazione economica del posto, io capisco che i commercianti in difficoltà, non riescono a pagare la luce, l'acqua, non riescono a pagare gli affitti, non ne parliamo che sono esosi. Cioè, questo andazzo di questo tipo di turismo ci sta portando a morire. Cioè, qual è secondo te, quali sono le cause, il problema qual è, allora, da dove nasce? La prima cosa è bisogna annullare nel modo più veloce, ci sono tante persone, noi sappiamo qua chi sono, che si producono nelle fittanze, le famose zanzare, come le chiamavano una volta. Dico una volta avevo anche parenti, io perché fortunatamente non lavorano più, sono in pensione. Queste persone portano gente a Ischia, ma non dico allucinanti, cioè, e si sa chi sono queste persone. Quindi dobbiamo già noi colpire come associazione queste persone e mettere da parte. Bisogna proprio prendere, tipo guardia di finanza, devi fermare questa persona e gli devi dire tu perché fai questo, che cosa dichiari, che cosa non dichiari. Perché porti queste persone? Cioè, per i tuoi interessi, per la 100 euro che ti prendi a affittare una mese, la casa un mese, mi danneggi a me che mi faccio
in quattro per fare un locale di un livello e poi mi devo trovare fuori qualcuno che gioca il pallone, mi tira l'acqua addosso, mi sputa addosso. Ma non penso che sia una cosa normale. Senti, veniamo un attimo nello specifico alla gestione di uno stabilimento balneare. Quante incertezze legate anche al discorso della concessione, sempre sub iudice, la Bolkestein, giusto per fare nomi, si applica, non si applica, avremo il rinnovo, non ce lo avremo, il bando di gara, eccetera. Anche questo credo che incida sulle scelte anche strategiche di investimenti di un gestore di uno stabilimento balneare, che se sa che lo stabilimento è suo può investire e farlo più bello, più adatto, più adeguato ai tempi, altrimenti è chiaro che deve fare diversamente. Secondo me di base purtroppo a Ischia gli imprenditori ce ne sono pochi. Noi veniamo da un popolo di pescatori e contadini, con tutto il rispetto parlando, comunque non abbiamo avuto quell'evoluzione in positivo. Molti di noi non sono andati a lavorare all'estero, non si sono evoluti mentalmente, sono rimasti nella loro piccola Ischia e la mentalità è molto molto provinciale. Io ti faccio un esempio del mio, quindi il mio, ti tasto il polso mio. Io già 2 anni fa, quando non avevamo avuto il rinnovo per 15 anni della concessione, io ho investito più di 150.000 euro nel mio stabilimento, non mi vergogno a dirlo, sono soldi fatturati, non possono farmi niente. E io l'ho investiti senza sapere che potevo rimanere altri 15 anni. Quest'anno ci hanno rinnovato la concessione per 15 anni, fortunatamente. Allora io mi rivolgo anche ai miei colleghi. Cioè, investire, fare più bella Ischia è una cosa importante, ma non vi sentite offesi che vi dico che Capri è più bella di voi, Taormina è più bella di voi, Bolzano è più bella. Io mi sento il figlio scemo della situazione. Cioè, bisogna dare una svolta. Non è possibile che stiamo sempre al palo e questi ci massacrano. Cioè, tu ti metti a fare la fila agli scafi a Capri, ai traghetti, e vedi, la gente dice, guarda, gli handicap li mandiamo qua e i buoni li mandiamo là. E gli handicap ce li prendiamo noi. La divisione delle pecore dai capri, come si dice in maniera biblica. Senti, però ecco, dicevi investimenti, il pubblico. Molte volte si sente parlare di necessità di una spiaggia più grande, quindi si parla da tempo di un ripascimento, si parla di strutture di contenimento, si parla di scogliere da realizzare di qua e di là per proteggere le spiagge, le coste dai marosi. Anche questo si è più volte detto, al momento poco o nulla si è fatto. Sono d'accordo con te, questa è una cosa molto importante, perché comunque avere una spiaggia più grande ci permetterebbe di dare più spazio negli ombrelloni. Invece purtroppo io nel mio piccolo riesco a darne un pochino, ma i miei colleghi fanno, io le chiamo le fisarmoniche. E essere sincero, io vedo clienti che stanno attaccati a un altro cliente, quello parla col telefono, io mi devo sentire la telefonata di quell'altro, essere sincero, o mi devo prendere l'abbronzante dell'altro che si spruzza addosso, non è proprio una cosa bellissima. Avere uno spazio in più si potrebbe progettare anche un qualcosa in più, divanetti, zone aree per i bambini, zone aree per i cani, accoglienza anche per gli animali, giustamente, che comunque siamo sprovvisti, ma non perché non vogliamo farli noi come stabilimenti, non ci si dà la possibilità non avendo lo spazio. Quindi un ripacimento o un'opera di ingegneria per quanto riguarda le scogliere, ben venga, anche se io capisco non è facile realizzarla, nel senso sia economicamente, ma anche l'idea non è semplice, bisognerebbe interpretare qualcuno che veramente ne sappia. E se sono riuscito a fare gli aeroporti in mare in Giappone, penso una scogliera di Aicera riusciremo a fare. Senti, intanto da qualche altra parte, dove spazio forse non ce n'è più tanto di spiaggia, si sono inventati i tavolati sulle scogliere, dico il lungomare di Casamicciola per fare un esempio. Anche questa è una novità, anche questa è da qualche anno un'occasione in più per fornire spazi, ma anche per dare opportunità di sviluppo, di crescita e di lavoro. Sì, sicuramente, io sono contento per i nuovi colleghi che si sono aggiunti a noi. Io dico sempre, non vi spaventate se vengono più, la concorrenza serve per crescere. E io se vedo che qualcuno investe in qualcosa di positivo, io sono contento, anche se divento un mio concorrente, però comunque io sono contento. La concorrenza serve a crescere e quindi ben vengano queste cose. Ma si può fare tanto altro, si può fare tanto, tanto, veramente tanto. C'è bisogno di grande volontà. Purtroppo bisogna dare un grande cambiamento nella mentalità. Noi ischitani, mi metto io in primis, ti ripeto, mi ritorno al discorso di prima, siamo provinciali, purtroppo se da questo punto di vista siamo rovinati. A volte, non so se tu noti, ci sta questo fatto Ischia-Napoli, noi come Napoli ischitani, verso i napoletani, ci sentiamo un poco purtroppo inferiori, il cittadino provincia, e in effetti lo subiamo un pochino. Ma in questo dobbiamo fare uno scatto in più per migliorarci, cioè prendiamo le cose buone degli altri che hanno fatto in questi anni, cerchiamo di copiarle anche noi, perché le cose buone devono essere copiate. Non può essere che siamo sempre problemi per l'immondizia, anche se io capisco che sempre ritorniamo al discorso di immondizia, ma faccio una parentesi.
gli operatori io li conosco, li vedo tutti i giorni, gli diamo una mano noi. A volte i colleghi si lamentano, ma come dobbiamo prendere? Noi l'immondizia per buttarla nel camion. Ma se quello purtroppo si lavora a ranghi ridotti, e il buon Lucibello che noi conosciamo deve ingegnarsi, deve fare il mago per far riuscire a fare le cose. Ma non è colpa loro, però bisogna mettere nelle condizioni di lavorare. Noi vogliamo, noi siamo in primis, noi vogliamo aiutare, perché a noi, noi fa piacere chi schia vada bene. Cioè, ma a chi non farebbe piacere? Senti, tu hai detto bisogna fare. Chiediamoci chi? Il singolo? Rispetto alle associazioni di categoria che pure esistono e che dovrebbero tutelare gli interessi dei balneari dell'isola, rispetto anche ad un rapporto un po' più costante con le amministrazioni comunali, che cosa si può fare? Io parlo sempre di un discorso generale, cioè nel senso dobbiamo capire che ormai curare l'orticello di casa propria, stabilimenti balneari, commercianti, albergatori, ristoratori, non va più bene. Come stiamo indietro rispetto ad altri, bisogna unirsi tutti quanti insieme. C'è anche il politico che comunque, o Enzo Ferrandino, o chi sia, parlo di Enzo Ferrandino perché comunque conosco il sindaco di Ischia, tutti insieme, cioè noi vogliamo lavorare con loro, cioè io non dico che Enzo non mi piace, io Enzo l'ho votato, io dico signor Ferrandino, noi vogliamo lavorare con voi, noi ci vogliamo riunire tutti quanti insieme, tu ovviamente non tutti quanti, avremo degli esponenti, parliamo, cerchiamo di migliorare, perché non è possibile che siamo così dietro rispetto agli altri, cioè noi siamo pronti, vogliamo essere positivi, non vogliamo essere distruttivi, tu non sai fare, non so fare, facciamo insieme, cioè dateci la possibilità di darvi una mano anche noi. Cioè dobbiamo dare una, cambiare, svoltare da così a così, perché purtroppo siamo arrivati in un punto, mi sembra quasi la deriva ormai ultima, nel senso sì, galleggeremo, guadagneremo, vivremo sempre, ma sarà sempre peggio e per i nostri figli sarà peggissimo, perché purtroppo saranno costretti, anche se dal punto di vista mi fa piacere, dovranno andare fuori, come io ho lavorato fuori, io ho avuto una parentesi in Svizzera di una stagione invernale, sono stato quasi 4 anni in America, ho lavorato fra California, Nevada, Connecticut, New Jersey, New York, sono cose che mi sono servite, quindi per un mio figlio se un giorno andasse fuori a lavorare io sarei contento, perché sarebbe un miglioramento, per un arricchimento, però vorrei avere la possibilità di pensare che mio figlio possa tornare, cioè se invece mio figlio va fuori e so che qua non c'è niente, io so che mio figlio rimarrà lì, per me comunque, cioè, ben per lui, però io ci soffrirei e dobbiamo dare un futuro migliore per questi ragazzi, cioè mettiamoci sotto, l'alberghiero deve diventare un'eccellenza Ischia, cioè i ragazzi escono dall'alberghiero a 18 anni, devono essere perfetti, a me sembra essere perfetta, non gli devo dire niente, deve venire là, deve lavorare, deve saper già fare tutto, cioè puntiamo sulla qualità, non può essere che stiamo sempre come le pecorelle, neanche mettere una forchetta pulita a tavola, un bicchiere a tavola. Io ti faccio un esempio. Ho lavorato in un ristorante in America, un 5 stelle extra lusso, a Grand Neck, una zona dove stanno tutti ebrei, 280 posti a sedere, un ristorante grande, quindi calcola coppia di bicchieri quanti bicchieri sono. Un giorno, uno dei primi giorni, ho messo un bicchiere a tavola sporco di rossetto, il manager mi ha fatto togliere tutti i bicchieri da tavola e me l'ha fatto lavare tutti quanti da capo, cioè io pianto in quel momento dentro di me, stavo malissimo, e lui mi disse, poi capirai e mi ringrazierai. Io non ho mai fatto più quell'errore. Cioè a volte dici tu sei vero, sei troppo svizzero, troppo severo, troppo preciso, ma bisogna essere così, cioè da questo punto qua creare una qualità, cioè il cliente quando viene qua deve rimanere a bocca aperta, madonna, questi sanno fare tutto. Presutti, dal racconto non nuovo ovviamente di Ilario, che cosa possiamo prendere? Possiamo andare prima tutti a fare un tirocinio all'estero e poi tornare per essere più preparati professionalmente, o come diceva lui, le nostre eccellenze possono già uscire dalla scuola che c'è e che è già all'altezza, che può sfornare delle professionalità adatte per essere messe al lavoro e al contatto con la gente, per crescere nel turismo isolano? Diciamo così, che io in questi 3 mesi, da che ho iniziato con il mio movimento e ho potuto anche parlare di queste problematiche dell'isola di Ischia con molte persone, con tante categorie, e ho constatato comunque che la maggioranza comunque degli isolani, dell'imprenditore, delle persone che comunque sono attivamente partecipi alla vita turistica isolana, la pensano nella maniera uguale, come Ilario, come me, come tanti altri. Ma c'è una minoranza, come purtroppo è un po' anche nel contesto napoletano, diciamo che a Napoli ci sono in maggioranza persone per bene, ma c'è questa minoranza che riesce a prevalere sulla maggioranza. A Ischia è un po' la stessa cosa, ci sono tantissime persone che vogliono il cambiamento, desiderano il cambiamento, si rendono conto che così non si può andare avanti, ma ci sono i soliti ignoti che riescono, per un motivo o per un altro, a mettere il bastone tra le ruote alle persone che vogliono andare avanti. Allora, ecco, come poter modificare, come poter cambiare tutto questo? Ecco, lui ha fatto le esperienze fuori, io sono nato all'estero,
come ben sai, sono nato in Germania, sono cresciuto in Germania, perciò parlo ancora oggi male l'italiano e mi scuso per questo, perché sono un autodidatta. Se mi si attacca su questo, e forse io ho sbagliato, perché sto da molti anni, avrei potuto fare anche una scuola in italiano. Non l'ho fatto, ecco una mia pecca, però io meno a livelli di imprenditore cerco di fare il mio meglio. Allora, come possiamo cambiare? Sicuramente oggi qualcosa che non funziona è che, e io lo sostengo, magari non sono tutti d'accordo con me, ma io credo che Ischia non può rimanere frazionata in 6 comuni, perché noi abbiamo da prendere delle decisioni forti, che inizia già con il marketing. Cioè, noi dobbiamo fare marketing per tutta l'isola di Ischia, rifiuti solidi urbani, il trasporto, la sanità, ne possiamo fare un elenco infinito, e abbiamo tutto frazionato, un comune fa questo, l'altro non lo fa, un altro non lo vuol fare. Oggi, nei tempi di oggi, non possiamo andare avanti così. E io credo che la rivoluzione dovrebbe insistere già in questo, che devono essere in pochi a decidere per l'avvenire dell'isola di Ischia. Ma tu sai quanto è difficile realizzare l'idea che c'è stata paventata più volte negli anni di, per esempio, un comune unico, perché si deve esprimere la popolazione, c'è stato un referendum, oppure la regione che dovrebbe di imperio decidere, determinare e stabilire da oggi. A Ischia c'è un solo comune, quindi c'è bisogno di una volontà molto forte, quindi non è semplice il cammino. Finora almeno gli isolani, almeno solo a parole e pochi, si sono espressi a favore di una riduzione dei comuni, ma nei fatti ognuno si tiene attaccato al proprio campanile, perché guai, anzi sei, io ti dico che se ce ne fossero 8, potrebbero essere anche 8, perché ci sono alcuni che non si riconoscono, l'esempio classico di Panza, che non si riconosce nel comune di Forio. Se ci fosse il comune di Panza sarebbe il 7º. Sì, però il discorso è questo. Se noi non iniziamo a capire che... allora, facciamo un esempio. Questo è un albergo, va bene? Qui comando io, diciamo, faccio il direttore, poi ho i miei vari capo servizi e tutto. Immagini questo albergo gestita da 4 persone, cioè, si divide a 4 fette l'albergo e non andiamo d'accordo, cioè, è un po' la stessa cosa. Questa è un'isola, non è che è la Sardegna, questa è Ischia. Ischia è circoscritta e quando parliamo di traffico dobbiamo trovare un unico sistema di traffico, i rifiuti solidi urbani, cioè qualsiasi problema oggi riguarda tutta l'isola. Noi non possiamo dire, beh, la sanità funziona all'acqua meno ma non funziona a Ischia, il traffico funziona a Forio ma non funziona, cioè, è un'unica isola e noi non possiamo venderli a pezzi quest'isola e non possiamo dire vabbè, mettiamo a posto Ischia Porto, il resto non ci interessa, creiamo un'isola su un'isola, ecco, faccio bello il mio albergo, appena che si affacciano fuori trovano le cose non più. Allora noi dobbiamo partire con questo principio che oggi non è più gestibile, cioè, se vogliamo, noi oggi abbiamo, io lo dico, lo scrivo spesso, noi abbiamo 2 possibilità, o possiamo essere partecipi al declino e allo sfascio finale della nostra isola, che precipita in un abisso, o vediamo la fine dei 6 comuni. Cioè, questa è una scelta. Io credo che non ci si riuscirà a cambiare, a voltare pagina con 6 comuni. Per me è impensabile, perché mi rendo conto che quando voglio comunicare, cioè, è un disperdersi, perché parli con uno che poi parli con l'altro, cioè ognuno ha la sua visione, la sua idea, il suo punto di vista, ecco questa rivalità che dici tu, ecco che addirittura dici ce ne vorrebbero, forse arriviamo a 7, 8, 9, 10, magari ecco addirittura facciamo anche un comune a Ischia Ponte, ma questo ti dimostra proprio il clientelismo, il sindaco che deve avere o l'assessore consigliere deve avere 300 voti, no, finisce tutta questa storia, perché deve essere votato da persone che non sono nel mio cerchio, allora tutto cambia. E questo dico, e poi ci vuole un coordinatore centrale, cioè deve essere una persona come fosse un presidente dell'isola, che ovviamente con il consenso in meno di un sindaco, per approvare quelle che sono le decisioni vitali dell'isola di Ischia. E noi, io credo che noi dobbiamo partire da un punto fondamentale che sono, lo dice anche la nostra Costituzione, noi è una nazione basata sul lavoro, sulla dignità del lavoro. Qui abbiamo il lavoro precario, lo sfruttamento, il lavoro in nero, lo leggiamo tutti i giorni e lo scrivi tu, lo vediamo su Teleischia, ogni giorno ne escono fuori, lavoro nero lì, cioè tutta questa storia deve finire, perché dobbiamo ridare
credibilità, dignità rispetto a tutti gli isolani. Cioè, ognuno vuole avere un lavoro, vuole avere un futuro. Certo, i giovani, ecco come dice lui, ecco, magari faccio l'esperienza fuori, ma poi torno con la mia esperienza per poterla realizzare. Allora, è chiaro che siamo in mano dei cittadini ischitani. Allora, l'ischitano decida, e noi faremo questo a settembre. Noi andremo, scenderemo proprio in strada, il movimento, in piazza, per dire all'ischitano, allora, che vuoi fare? Vogliamo continuare così o lo vogliamo cambiare? Se poi la maggioranza decide che non dobbiamo cambiare, e allora resta tutto com'è, però allora è inutile lamentarci. Cioè, noi non possiamo piangerci addosso e non vogliamo cambiare le cose, vogliamo tenerci il nostro sindaco, ci vogliamo tenere. Non decidiamo, come si dice sempre, da grande che cosa vuoi fare. L'ischitano, tu che cosa vuoi? Vuoi il cambiamento? Vuoi avere un futuro? Vuoi dare un futuro ai tuoi figli, ai tuoi nipoti? Vogliamo dare dignità, vogliamo dare lavoro, ma lavoro rispettato? Vogliamo vedere le prospettive, un turismo di qualità? Vogliamo vedere quest'isola per quello che merita? Allora la cambiamo, non la vogliamo cambiare. E allora restiamo come stiamo e vedremo che fine faremo. Però poi è inutile che ci lamentiamo. Cioè, mi arrivano tante, credimi, Amedeo, mi arrivano tante telefonate, perché poi il mio numero di telefono lo metto sempre in mezzo, o che mi arrivano per WhatsApp o per Messenger, persone che si lamentano, mi comunicano il problema. Adesso ultimamente un ristoratore di Citara, cioè di ogni, e mi dicono il problema. E io poi faccio, ma come mai che mi chiama a me? E mi hanno detto che se chiama a lei posso avere la speranza che qualcosa succeda, perché noi con il comune questo abbiamo sempre solo perso. Cioè, questi sono segnali chiari. Certo. Allora, io dico, e qua mi rivolgo veramente già adesso a tutti gli ischitani, il movimento da settembre scenderà in piazza, perché vuole toccare con mano il cittadino e capire se il cittadino è diventato maturo e ha capito che dobbiamo cambiare, o veramente il cittadino è condannato a morire insieme con la sua isola. Prima di chiudere dobbiamo guardarci un po' intorno. Più volte in questa rubrica, d'altrove, abbiamo parlato di destagionalizzazione e quali possibili iniziative da un punto di vista del richiamo turistico possono essere messe in campo. E abbiamo scoperto che non ci vuole la cosiddetta arca di scienza. Infatti, altrove, non molto lontano da qui, nella costiera amalfitana, il comune di Minori si è inventato che cosa? Il 29, 30 e 31 agosto a Minori sarà Natale, cioè si riproporranno quelle tradizioni anche gastronomiche tipiche del territorio che si fanno di solito a Natale e vengono anticipate a fine agosto, così il turista che sta lì a fare i bagni assaggerà il Natale di Minori e della costiera e semmai penserà ci ritorno anche il 24 dicembre. L'uovo di Colombo, Aldo, perché non ci abbiamo pensato prima? E parli di Minori, che ha, ma di gran lunga molto meno di possibilità da offrire a un turismo. Ricordiamoci non solo le acque termali, le cure termali, ma il beneficio del mare che abbiamo. Cioè, noi abbiamo talmente tanto da poter offrire a un turista anche nei periodi di mesi dell'autunno e d'inverno, e parlo di una mia prima esperienza che ho fatto per 3 anni prima purtroppo dell'anno del terremoto, dove noi siamo rimasti aperti. Certo, non è che aveva la struttura piena, però aveva mediamente 30, 40, 50 persone. A Natale, Capodanno, per grazie di Dio, abbiamo lavorato a pieno ritmo, con clienti, con una clientela, non di battaglia, non di gruppi. E poi ho parlato anche con queste persone, ho detto, ma come mai avete scelto Ischia? Visto che io ho fatto un po' di pubblicità, ma non era. Dice, beh, noi conoscevamo Ischia e la volevamo conoscere anche nel periodo. E dobbiamo dire che abbiamo trovato un ambiente bellissimo, abbiamo potuto godere della natura e di questo. Certo, ci è mancato un po' un'organizzazione, qualche evento, qualcosa da poter fare di sera. Sì, voi nella struttura avete organizzato, ecco, ma se quest'isola ci si organizzerebbe, ma le dico che verrebbe tantissima gente. È stato positivo questo risultato, malgrado che non è stato fatto pubblicità. Poi ci siamo fermati un attimino perché il terremoto ci ha frenato. Dall'anno scorso abbiamo ripreso a lavorare a Natale, a Capodanno fino alla Befana, con ottimi risultati. Da quest'anno resteremo nuovamente aperti, ma non solo per la mia azienda, perché io me ne potrei anche fregarmene. Potrei dire, beh, la stagione è andata bene per 6-7 mesi, è una struttura sul mare. Ma lo devo dire anche che lo faccio per i miei collaboratori, lo faccio perché l'isola di Ischia ha bisogno non del lavoro di pochi mesi, ma la possibilità, visto che abbiamo
tanto da offrire, perché veramente non fare questa prova, che sono convinto che andrà molto bene, e restiamo aperti. Ecco, questa idea di minori sicuramente è geniale, perché è qualcosa che rimane, la gente rimane stupita e poi dice, beh, ce ne torniamo lì a Natale. Ecco, lo possiamo fare anche noi. Certo, magari non copiamo l'idea di minori, ma ne abbiamo tante persone che sono convinto, mettendoci insieme, ne possiamo trovare qualche idea particolare, qualche slogan o qualche segnale di impatto del genere, no? E chiudiamo questo nostro spazio dove abbiamo iniziato, sulla spiaggia, con Ilario. A che periodo pensi di poter mantenere aperto quest'anno? Fino a quando resterai aperto con la tua struttura? Noi come stabilimento ormai da quando siamo diventati ristorante siamo aperti 7 mesi. I canonici 1 aprile, 2 novembre, forse pure un po' di più. A volte sento dire noi i colleghi o qualcuno che passa, Madonna, qui stanno aperti per 4-5 persone, qualche giorno viene quasi nessuno. Però mi chiedo e mi domando sempre, quei pochi turisti che vengono in quei periodi morti, ma se trovassero tutto chiuso, tutto sporco, quelli là non torneranno più. Cioè io, se rimango aperto, a me guadagnare la 200, la 300 di quella giornata non mi interessa. Però mi interessa che quella persona che viene rimane contenta e quella persona torna. Potrebbe tornare a giugno, può parlare con un suo amico, può dire, guarda, torniamoci ad aprile, si sta bene, qualcuno sta aperto. Quindi noi ragioniamo almeno sui 7 mesi. Il dottore con l'albergo sta proponendo questo già 3 anni fa, mi ricordo, prima del terremoto. Io mi meravigliai, sono sincero, perché non molti con questo tipo di qualità di hotel propongono questo protrarsi della stagionalità. Molti lo fanno con questi alberghi che prendono gente a 20-30 euro, che non li voglio manco nominare, che sono lo scandalo e la rovina dell'isola, fra parentesi, apro e chiudo parentesi, senza nomi. Quindi un progetto molto interessante. Noi comunque rimarremo aperti 7 mesi, chiuderemo il 2 novembre. Poi vediamo se ci si potremo, però sulla spiaggia il discorso diventa. Io spero che i ristoratori, i negozi, se ci si riesce a creare un buon andazzo, un buon movimento di qualità di turisti che possono rimanere aperti. Spero in un buon settembre. Agosto va scemando, è andato così e così. Vabbè, lasciamo andare, comunque è andato. Agosto è quantità, però comunque io spero sempre nella qualità. Settembre è un ottimo mese. Riprende poi il mese di maggio e giugno, fra la fine e l'inizio. In genere c'è grande qualità, bella gente, speriamo che si ripeta il tempo e mantenga comunque. Però nel complesso ci credo molto e a settembre saremo in piazza, ve lo garantisco, in primis. Poi noi ci rivedremo invece a novembre, quando faremo poi il riassunto di tutta la stagione per quanto ti riguarda e la tua struttura. Allora noi abbiamo buttato oggi, Aldo, un'altra pietra nello stagno, come facciamo ormai da diversi mesi, di settimana in settimana. Appuntamento a martedì prossimo, quando, nella sorpresa anche personale di non conoscere già l'ospite che hai convocato, ma comunque continueremo a parlare, e lì sarà prossimo poi settembre, perché sarà l'ultimo martedì di agosto, e poi quindi settembre verrà e quindi dovremo scendere in campo. Intanto vi ringrazio i telespettatori, e noi ci rivediamo, lo dicevamo, martedì prossimo più o meno alla stessa ora. Arrivederci.